il treno più veloce al mondo. Così veniva definito l'ETR 450 nel 1988, anno del suo primo viaggio. Il pendolino, così chiamato per via della cassa che oscillava sui carrelli, è stato uno dei treni più amati dai viaggiatori. Con i suoi 250 km orari in rettilineo ed una velocità in curva del 30% più alta rispetto ai rapidi dell'epoca, il pendolino permetteva di coprire la distanza tra Roma e Milano in meno di 4 ore. Sfida di quegli anni era infatti riuscire a diminuire i tempi di percorrenza senza modificare l'infrastruttura. Progettare un treno per le linee convenzionali capace di mantenere alte velocità anche in curva, rispettando gli standard di sicurezza, fu la risposta a questa esigenza. Nacque così l'ETR 401, il primo treno ad assetto variabile e con peso ridotto grazie alla cassa in lega di alluminio. Da questa intuizione si sviluppò il più moderno ETR 450, diverso rispetto al progenitore. Usava l'elettronica per regolare la potenza erogata dai motori. Per mantenere alte velocità anche in curva, il pendolino era in grado di inclinare la cassa verso l'interno, compensando la forza centrifuga che avrebbe avuto ripercussioni sul comfort del viaggiatore. Grazie a questo particolare e armonico movimento, il passeggero in curva avvertiva una forza centrifuga di appena il 5%, la metà rispetto ai treni in circolazione in quegli anni. Un carrello, quello dell'ETR 450, del tutto rivoluzionario. Un telaio snodato, costruito cioè in due pezzi separati e incernierati diagonalmente, era il suo segreto. Il primo treno al mondo adatto alle alte velocità, pensato e costruito da Fiat Ferroviaria su brevetto tutto italiano. Realizzato in 15 esemplari, fu impiegato su diverse tratte da nord a sud. Rappresentò il massimo dell'offerta commerciale per la media e lunga percorrenza, anche come Intercity. Negli anni divenne poi Eurostar Italia e Trenok. Una flotta, quella degli ETR 450, arrivata a quasi 67 milioni di chilometri percorsi. Ora, dopo oltre un quarto di secolo di prestigiosa carriera, il pendolino verrà annoverato tra i treni d'epoca. Il 6 gennaio 2015, infatti, ha effettuato l'ultima corsa straordinaria da Reggio Calabria a Roma ed è entrato ufficialmente in pensione dopo 26 anni di onorato servizio. Un altro gioiello di FS Italiane che entrerà a far parte del patrimonio storico del nostro paese.